Buon pomeriggio, prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di politica perché continua la polemica tutta interna al Partito Democratico dopo l'esclusione di Giuliano Diodati dalla giunta di Pescara per lasciar posto a Gianni Teodoro. I vertici dei Dem tentano di stemperare la tensione nata dalle parole di Diodati appunto e dall'assessore regionale Di Matteo. Il servizio è di Alfredo Primante. La sensazione è che ricucire la spaccatura all'interno del PD regionale pescarese sarà molto più dolorosa e difficile di quanto non sia stato mettere dei punti di sutura sul rapporto con la lista Teodoro al comune di Pescara. Le parole di Donato Di Matteo prima e di Giuliano Diodati poi, dopo il siluramento dell'ormai ex assessore al bilancio del comune pescarese, pesano e sono macigni scagliati contro i vertici dei democratici a tutti i livelli. Ieri a prendere posizione dopo la conferenza stampa dell'ala di Matteiana del PD è stato direttamente il segretario regionale Marco Rapino, che in una nota ha sottolineato come il sindaco Alessandrini, invitato da Di Matteo a dimettersi, si sia fatto carico di una richiesta che proveniva direttamente dal PD e dal suo gruppo consiliare. Per Rapino il Partito Democratico non deve in alcun modo risolvere i propri problemi interni attraverso la strumentalizzazione di fatti che risultano incomprensibili per i cittadini. Gli fa eco il segretario del PD di Pescara Moreno Di Pietrantonio, accusato di dilettantismo politico da Giuliano Diodati. Adesso questa cosa mi fa un po' sorridere, ma mi fa sorridere perché capisco il momento di delusione e di amarezza che aveva Diodati. Non c'è stato nessun atteggiamento dilettantistico, tutta l'operazione è stata condotta ai massimi vertici del Partito Democratico, col segretario regionale, con il sindaco, con il capogruppo e con il segretario del partito di Pescara. C'è stato solo fino alla fine il tentativo di riuscire a salvare non solo Diodati ma tutta l'operazione con minor danno possibile, però abbiamo sempre avuto un obiettivo, quello di ricreare una coalizione forte capace di portare avanti i progetti e i programmi per questa città e quindi siamo dovuti per forza soprassedere alle problematiche esclusivamente personali. Sul caos seguito all'impasto di giunta si inserisce anche l'opposizione con il segretario pescarese di Forza Italia Guido Cerolini che commenta l'assurda e grottesca telenovela che ha determinato l'estromissione di Diodati dalla giunta comunale, restituisce l'immagine di un sindaco Alessandrini che nelle vesti di un novello Ponzio Pilato si è affacciato alla finestra e ha lasciato che fosse la politica a decidere. Cerolini esprime all'assessore Diodati la piena solidarietà per il lavoro svolto negli ultimi 3 anni a servizio della città, prima alla guida di un assessorato tutt'altro che facile come le politiche sociali, poi come delegato alle finanze e allo sport. Intanto l'assessore in pectore Gianni Teodoro sarebbe già al lavoro, nonostante non sia stato ancora ufficializzato il suo ingresso all'interno della giunta. Per lui in arrivo deleghe pesanti come quelle alle politiche abitative, un tema sempre scottante nel capoluogo adriatico. E purtroppo torniamo a parlare degli incendi, andiamo in provincia di Teramo perché questa mattina poco dopo le 10 una squadra di vigili del fuoco di Teramo è intervenuta sul Monte Foltrone, meglio conosciuta come Montagna di Campli, in prossimità della strada provinciale 52, pochi chilometri dopo Guazzano di Campli, ma nel territorio del comune di Civitella del Tronto per un incendio di bosco. Fin da subito si sono resi distinti e ben visibili 3 focolai che lasciano pochi dubbi sull'origine dolosa dell'incendio. Le fiamme interessano un'ampia zona di bosco in cui recentemente è stato effettuato un taglio di alberi. L'incendio, anche grazie al materiale vegetale secco a terra, si è propagato rapidamente. Inoltre, la zona impervia e priva di percorsi di accesso non favorisce l'azione delle squadre a terra. Pertanto il comando dei vigili del fuoco di Teramo ha subito inviato sul posto un DOS, direttore delle operazioni di spegnimento, ed ha richiesto l'invio di un adeguato supporto aereo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, operano anche squadre AIB della Protezione Civile, informati anche i carabinieri forestali competenti per territorio per gli accertamenti del caso e l'espletamento delle attività investigative finalizzate all'individuazione dei responsabili di questo ennesimo incendio. E mentre si scatenano anche le preoccupazioni per la salute pubblica legate alle emissioni di fumi dai focolai di incendi nell'area del Morrone, dunque cambiamo zona, non si riesce ancora a domare le fiamme. Il sindaco di Sulmona, Anna Maria
Casini ha annunciato di essere pronta a restituire la fascia tricolore. Dal punto di vista operativo, oggi sono state attivate 11 squadre miste composte da 2 vigili del fuoco, 4 militari e 4 volontari coordinate proprio dai vigili del fuoco, coadiuvate da 4 mezzi aerei, di cui 3 Canadair e un elicottero. In totale sul posto ci sono 110 uomini più mezzi logistici. Ieri sera il presidente della regione, Luciano D'Alfonso, è tornato nella sede del COC di Sulmona per fare il punto della situazione, ma ad una settimana di incessante lavoro il primo cittadino chiede che lo Stato faccia di più. La Casini si è detta arrabbiata e preoccupata, annunciando che se non ci sarà un intervento importante sarà disposta a riconsegnare la fascia. E a proposito di Sulmona, la notte bianca prevista per stasera nel centro ovidiano è stata annullata e rinviata a data da destinarsi. La decisione è stata presa nella tarda serata di ieri dagli organizzatori dell'associazione culturale, proprio con il sindaco Anna Maria Casini e i consiglieri comunali, vista la situazione dovuta ai roghi che stanno interessando l'area del Monte Morrone e la necessità ovviamente di garantire la dovuta sicurezza durante la manifestazione, evidentemente sicurezza che non è stata, non può essere garantita al 100%, e dunque la notte bianca di questa sera è stata annullata e, lo ripetiamo, rinviata a data da destinarsi. Cambiamo argomento adesso. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, torna ad occuparsi della questione delle case popolari sgomberate in via Lago di Borgiano a Pescara, nel quartiere Rancitelli. Pettinari chiede l'immediata messa in sicurezza degli edifici abbandonati. Paolo Renzetti. A quasi 2 mesi dagli sgomberi di via Lago di Borgiano, consigliere Pettinari, la situazione per molti inquilini, per molti residenti di queste palazzine resta difficile. Sì, difficilissima. Intanto queste persone non hanno avuto un alloggio, sono tutti ammassati all'interno delle strutture ricettive degli alberghi, dove la convivenza diventa ogni giorno più difficile. Hanno subito grandi stress psicologici, anziani, bambini che si trovano in una situazione veramente difficile. Ma la cosa grave è che intanto non si vedono gli alloggi. Hanno promesso una serie di alloggi per la fine di settembre, ma noi siamo qui per dire la verità: non prima della metà del 2018, fine 2018, si potranno avere i 46 alloggi promessi, perché i lavori sono ancora in alto mare, non sono stati messi a norma, non ci sono i fondi necessari. Poi, cosa gravissima, questi palazzi che sono stati dichiarati gravemente pericolanti sono ancora così accessibili a tutti, aperti, non transennati. Da un momento all'altro, mentre noi stiamo parlando, può cadere anche qualche intonaco, non solo, stando in un quartiere periferico problematico dove si delinque, queste strutture possono essere utilizzate come ricovero di droga, di armi, come stanza del buco, come la chiamo io, per andarsi a drogare. Ecco, possono essere utilizzati per delinquere, quindi che venga fatto immediatamente l'abbattimento, se devono essere abbattuti oppure devono essere messi in sicurezza, che la mettessero in sicurezza. Non si può lasciare così. Noi avevamo fatto una proposta concreta per risolvere i problemi di questi cittadini: recuperare l'invenduto da parte dei costruttori per trasferirli a tempo indeterminato in alloggi salubri e idonei. Naturalmente sempre siamo dalla parte di italiani e persone che non delinquono, che pagano regolarmente l'affitto e che hanno veramente necessità, contro tutti gli altri, contro coloro che non hanno diritto quindi agli alloggi popolari. Cronaca adesso. Aveva ammesso di avere pochi grammi di marijuana addosso e nell'auto, nel tentativo di cavarsela con una denuncia, ma i carabinieri hanno perquisito l'abitazione rinvenendo oltre un chilo della stessa sostanza stupefacente. Un 22enne di Chieti, incensurato, è finito in carcere con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Complessivamente sono stati sequestrati 1250 grammi di marijuana, 1600 euro in contanti e un bilancino di precisione. La Procura della Repubblica della città ha disposto per il 22enne gli arresti domiciliari.
È un agente di polizia di Roma, Flaviano Filippi, di 39 anni, è morto nella notte scorsa in un incidente stradale avvenuto nella frazione di Petrella Liri, nel comune aquilano di Cappadocia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo viaggiava da solo su una Fiat 500 Abarth e nell'affrontare una curva non è riuscito a controllare l'auto, che si è ribaltata. Il poliziotto stava tornando a Campo Rotondo, località turistica sempre dell'Aquilano, dove alloggiava. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i vigili del fuoco di Avezzano, ma per Filippi non c'è stato nulla da fare. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzi. E proprio all'Aquila ci spostiamo, perché Vico Amatrice, un vicolo intitolato ad Amatrice, stamane la cerimonia ad un anno dal sisma che ha distrutto il comune, del sindaco Pirozzi, presente proprio nel capoluogo abruzzese, per ribadire amicizia e vicinanza tra i due popoli. Intitolato ad Amatrice, il vicolo in largo Tunisia a ridosso di piazza Battaglione degli Alpini, zona meglio conosciuta come Fontana Luminosa all'Aquila. Il gruppo di azione civica Iemonnanzi, Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, Pierluigi Biondi, sindaco dell'Aquila, hanno scelto un piccolo tratto di strada nel cuore del centro storico che sta ad unire e a rinsaldare il legame fra due città, l'Aquila ed Amatrice, che amano definirsi e considerarsi consorelle, sia per eventi che affondano le radici in uno storico passato, sia per l'aver entrambe condiviso a distanza di pochi anni un accadimento sconvolgente e tragico come il terremoto, l'Aquila nel 2009 e Amatrice il 24 agosto 2016. A un anno dal sisma, il messaggio della consorella aquilana è proprio quello di forza e fiducia nell'ambito di una ricostruzione che spesso sembra lenta e intricata. Ma intanto perché Amatrice è una città sorella da sempre, e a maggior ragione dopo il 24 agosto dell'anno scorso, a seguito del sisma che diciamo ha legato anche nella tragedia i destini di queste due municipalità. È un segno di riconoscimento al sacrificio e delle vittime del terremoto e degli amministratori e delle comunità locali che stanno combattendo una battaglia molto grossa, ed è anche un tributo a una persona come Sergio Pirozzi, che è un mero leone che si batte per la sua terra con una grandissima forza. Un'azione importante, anche perché con l'Aquila c'è un legame da tanto e tanto tempo. Poi questa è una dimostrazione di grande affetto. Chi soffre e chi ha sofferto hanno un altro passo, per cui io ringrazio il sindaco, gli amici degli Emmannanz, gli alpini, gli ultra, tutti coloro che sono stati vicino alla mia terra, alla mia gente, e queste sono cose che porterò dentro per tutta la vita. Si terrà a Villa De Riseis la festa dell'unità organizzata dal Partito Democratico di Pescara, 3 giorni che saranno dedicati al confronto politico e all'intrattenimento. Giudizio estremamente negativo di Italia Nostra e WWF sulla richiesta avanzata dal commissario del consorzio Piombafino riguardante l'avvio della procedura per l'autorizzazione dell'ampliamento. Il servizio, vediamo adesso il servizio dedicato al settembre della festa dell'unità del PD di Pescara. Torna la festa dell'unità a Villa De Riseis a Pescara, 3 giorni di grandi appuntamenti per parlare di politica, ma non solo di politica. Sì, non solo di politica, per noi la festa rimane sempre un momento importante per incontrare i cittadini e sapere anche da loro che cosa si aspettano da noi. Insomma, come tutti gli anni, noi chiediamo anche soccorso ai cittadini, chiedendo anche a loro di partecipare per dirci cosa pensano sulle soluzioni che dobbiamo portare alle nostre comunità. 3 giorni, dal 1 al 3 settembre a Villa De Riseis. Ci saranno il pomeriggio intorno alle 18 i dibattiti politici con grandi ospiti, ci sarà Dario Nardella a concludere con il ministro De Vincenti, ministro per il Mezzogiorno, poi ci sarà l'europarlamentare Andrea Cozzolino e tanti altri ospiti per parlare un po' di tutti i problemi che ha non solo la nostra Italia, ma anche la regione, il comune, quali sono le soluzioni per crescere. Come diceva giustamente lei, un'occasione anche e soprattutto per parlare con i cittadini, con
degli elettori, per conoscere anche il pensiero dei cittadini e dei vostri elettori su quello che state facendo in questi ultimi tempi. Sì, certo, è chiaro che quando si governa ci sono sempre delle criticità, nessuno le nasconde, però noi siamo persone responsabili che vogliono far crescere questa comunità, sia regionale sia comunale, ma anche il nostro paese, quindi mettiamo a disposizione un po' le competenze che abbiamo noi e chiediamo l'intervento anche dei cittadini sui nostri dibattiti. L'eventuale ampliamento della discarica di Santa Lucia di Atri suscita le proteste vibranti di Italia Nostra e WWF, che sottolineano come il sito si trovi in un luogo di enorme interesse naturalistico, cosa ancor più grave, sottolineano, considerando che i precedenti moduli della discarica, molti anni dalla chiusura, presentano ancora numerosi problemi. Giudizio estremamente negativo di Italia Nostra e WWF sulla richiesta avanzata dal commissario del consorzio Piombafino riguardante l'avvio della procedura per l'autorizzazione dell'ampliamento della discarica di Contrada Santa Lucia ad Atri. È inaccettabile, si legge in una nota, far crescere a dismisura una discarica che si trova a poche centinaia di metri da un sito di interesse comunitario istituito dall'Unione Europea su richiesta della Regione Abruzzo per le straordinarie valenze naturalistiche e paesaggistiche, al cui interno è ricompresa una riserva naturale regionale. Ed è ancor più inaccettabile se si considera che i precedenti moduli della discarica ancora oggi, a distanza di anni dalla loro chiusura, presentano numerosi problemi ambientali e sanitari che sono stati evidenziati dalla stessa Regione Abruzzo, da ultimo in una nota del Servizio Regionale Gestione dei Rifiuti, in risposta alla locale sezione di Italia Nostra. È estremamente grave che si registrino ancora problemi di questo genere, se si considera che per giustificare il precedente ampliamento della discarica fu affermato dai proponenti che le ulteriori entrate derivanti dal conferimento dei rifiuti nel secondo modulo sarebbero state utilizzate a mettere in totale sicurezza il vecchio sito. Il raggiungimento dei limiti di conferimento che oggi viene utilizzato per giustificare il terzo modulo è poi conseguenza del fatto che, contrariamente a quanto annunciato al momento del secondo ampliamento, la discarica di Contrada Santa Lucia non è stata utilizzata per i rifiuti provenienti dai comuni consorziati, ma addirittura per collocare rifiuti provenienti da fuori regione. Da ultimo, non si può fare a meno di notare che un consorzio commissariato che si sarebbe dovuto sciogliere da anni per confluire in un ente di gestione unico regionale o al più in uno provinciale, non si stia attenendo alla sola ordinaria amministrazione, ma continua a ingessare il territorio con scelte che avranno conseguenze per molti anni a venire. Italia Nostra e WWF chiedono dunque che si apra un confronto sulla gestione delle discariche esistenti e sulle scelte per il futuro, evitando di procedere attraverso forzature nei confronti di un territorio che da decenni ha svolto responsabilmente un ruolo determinante per il ciclo dei rifiuti di tutta la provincia e che ora merita di essere rispettato ed ascoltato. E domani si apre alle 18 il programma della 723esima edizione della Perdonanza Celestiniana all'Aquila, nell'auditorium del parco, con la presentazione della Croce del Perdono. Il prezioso gioiello realizzato dall'orafa Laura Caliendo verrà donato al cardinale Gualtiero Bassetti, incaricato dalla Santa Sede di officiare il rito solenne di apertura della Porta Santa, quale omaggio della municipalità aquilana. Alla stessa ora in Piazza Duomo andrà in scena La Dama della Bolla, la favola diventa danza, a cura dell'associazione Future Factory con il contributo della Fondazione Carispac. Si prosegue alle 19.30 nella Basilica di San Bernardino da Siena con il concerto spettacolo L'avventura di un povero cristiano, tratto dall'omonima opera di Ignazio Silone con le musiche del maestro Guido Ruggeri, la voce recitante dell'attore Lino Guanciale, la direzione del maestro Ettore Maria del Romano. Al termine dello spettacolo, realizzato dall'Associazione Corale 99, sarà eseguita un'anteprima del brano Dal Monte Morrone a cura del maestro Guido Ruggeri. Alle 21 nell'auditorium del parco avrà luogo invece lo spettacolo Nei nostri panni, monologo comico di Daniele Baldassarra. Alle 22 nel piazzale di Collemaggio, concerto della Paolo Benli e Big Band in collaborazione con l'associazione Cuore Comico.
E adesso apriamo la pagina dello sport, partiamo dalla Serie B che ricomincia, anzi è cominciato ieri sera il campionato, allora vediamo come è andata ieri sera tra Parma e Cremonese, anche il programma che ci attende per quanto concerne la prima giornata con la schermata, vedete Parma-Cremonese 1-0, gol di Calaiò, il Pescara invece gioca domani pomeriggio la prima contro il Foggia alle 17.30 allo stadio Adriatico. Il posticipo di lunedì alle 20.30 sarà quello del San Nicola di Bari tra Bari e Cesena. Le partite sono Avellino-Brescia, Carpi-Novara, Cittadella-Ascoli, Palermo-Spezia, Provercelli-Frosinone, Ternana-Empoli, Entella-Perugia e Venezia-Salernitana. Quella di oggi, ma ovviamente la nostra attenzione è su Pescara-Foggia e ci sarà una grandissima cornice di pubblico che accompagnerà il debutto del campionato del Pescara domani alle 17.30. Prima della partita sarà ricordato il compianto Franco Mancini. Sul fronte formazione Zeman perde in extremis Francesco Zampano, al suo posto giocherà Alessandro Crescenzi, due ballottaggi, Pigliacelli Fiorillo per il ruolo di portiere, Ganz Pettinari come centravanti. Nel Foggia squalificati Lo Iacono e Vacca, il servizio di presentazione di Andrea Costantini. Si giocherà nel segno e nel ricordo di Franco Mancini. Pescara-Foggia sarà anche questo. Nel novero dei tanti ex ci sarebbe stato anche il portiere della originale Zamallandia di Foggia, che nel corso degli anni ha seguito il maestro Zeman, diventandone collaboratore, preparatore dei portieri. Proprio a Pescara Mancini è venuto a mancare nella stagione che si sarebbe conclusa con l'apoteosi del primo posto. Così domani Mancini sarà ricordato. I due capitani entreranno in campo indossando le maglie celebrative con la scritta Franco uno di noi, divise che poi i due allenatori, Zeman e Stroppa, consegneranno al figlio di Franco Mancini, Francesco Pio. Il tutto davanti ad una cornice di pubblico annunciata di circa 13-14 mila spettatori, 1.400 provenienti da Foggia. Ai tifosi dei Satanelli è stata riservata l'intera curva sud. Fischio d'inizio domani alle 17.30 con direzione di gara affidata a Francesco Paolo Saia di Palermo. Il mercato entra e incide nelle scelte dei due allenatori. Proprio Pescara e Foggia hanno ultimato l'accordo per Francesco Nicastro. Il giocatore proprio oggi ha sostenuto le visite mediche a Roma, a Villa Stewart, e sarà un giocatore del Foggia. Salterà comunque questa partita. Oltre a Bow e Fornasier, Zeman dovrà rinunciare anche a Memushai, vicina all'ufficialità del trasferimento al Benevento, Carraro, fermato da gastroenterite, e, novità dell'ultima ora, Zampano, colpito da attacco febbrile. Qualcuno parla anche di febbre da mercato, visto che sul terzino genovese c'è il Chievo e che in quest'estate si sono susseguiti casi di assenze per trattative in itinere. Sulla vicenda Zeman ha glissato, come anche ha evitato di dare indicazioni sulla formazione. Diversi comunque i ballottaggi. In porta Pigliacelli sembra favorito su Fiorillo. A destra dunque spazio a Crescenzi, linea completata da Coda, Perrotta e Mazzotta. Linea mediana con Proietti davanti alla difesa, Koulibaly e Brugman ai suoi fianchi. In avanti altro ballottaggio, quello tra Ganz e Pettinari. I baby Capone e Del Sole saranno gli esterni. Mancuso non al meglio partirà dalla panchina al pari di Latte-Lat. Da verificare la possibilità di Zeman di utilizzare nel tridente anche Benalì, che le dinamiche di mercato estivo hanno visto vicinissimo alla Sampdoria, ma allo stato attuale una sua permanenza è tutt'altro che da escludere. Sul fronte Foggia, Stroppa conferma anche egli il classico 4-3-3, squalificati Lo Iacono e Vacca, ci saranno Guarna tra i pali, linea dietro con i sicuri Gerbo, Martinelli e Rubin, ballottaggio al centro tra Emperor e l'ex Coletti, tolto dal mercato dallo stesso Stroppa per questi ultimi giorni. In mediana agiranno Deli, Agazzi e il neoacquisto Fedele, tridente Chiricò, Mazzeo, Fedato. E dopo la rifinitura di questa mattina ha parlato il tecnico biancoazzurro Zdeněk Zeman, che si è soffermato sulla sua ex squadra, il Foggia, allenata da un allievo come Giovanni Stroppa. Sul Pescara invece il tecnico boemo dice: siamo giovani, non possiamo essere considerati i favoriti. Vabbè, io sono arrivati tanti ragazzi, specialmente i giovani, che secondo me hanno del talento. Poi è normale che dipende dalla voglia loro e dal proseguimento di lavoro, che finora io non mi posso lamentare sul comportamento loro e sull'atteggiamento loro.
La mia sensazione, io sono contento, tanto prima o dopo si va a giocare contro Foggia. Io a Foggia ho passato 7 stagioni, tutte fortunate, quindi ci ricordo. Poi sono contento di rivedere gente che stava con me a Foggia. Vabbè, Giovanni mi ha dato grosse soddisfazioni da giocatore sul campo, sicuramente era un personaggio importante non solo in campo ma anche fuori con gruppo. Da allenatore sono contento che l'anno scorso ci è riuscito a finalmente vincere un campionato. Come stile di gioco lui fa 4-3-3 perché ci piace. Lo sta facendo bene, io l'ho visto giocare l'anno scorso in C e era una squadra che aveva idea, che aveva gioco, che si vede che l'ha impostato l'allenatore. Fino a ieri era a posto, di sera ci è venuta la febbre, io non posso dire se ce l'ha o non ce l'ha, l'hanno misurato anche stamattina, aveva più di 37, quindi... Non se la fa venire perché deve essere trasferito. Beh, sarebbe comunque una perdita notevole. Zampano è un buon giocatore. Poi. Leggo giornali e tutti ci danno tra i favoriti. Io dico, se uno è esperto di calcio e vede la rosa nostra, non ce lo può dare. Perché tra i ragazzi di primavera, voi forse non conoscete i giocatori che ci sono, li dobbiamo scoprire, li devo scoprire anche io. Io sono convinto che c'è la squadra che ha dei talenti e speriamo che riescano a farsi vedere. Però come rosa di squadra sicuramente non partiamo come favoriti, non possiamo partire tra i favoriti. Scendiamo in Lega Pro adesso, anche qui la schermata della giornata di campionato perché inizia anche il torneo di terza serie per il Teramo. Dunque ci sarà la trasferta a Portogruaro al Mecchia, campo che ospiterà le partite interne del Mestre alle ore 18.30, per i posticipi invece saranno alle 20.30, sono gli ultimi 4 in questa prima domenica di campionato. Riposa la Triestina, sapete, campionato a squadre dispari. Leggiamo dunque il programma: Fano Bassano, Mestre Teramo, Sant'Arcangelo Pordenone, Sud Tirol Albino Leffe, Vicenza Gubbio e poi alle 20.30 Ravenna Fermana, Reggiana Feralpi Salò, Renate Padova, San Benedettese Modena. Riposerà la Triestina. E a proposito di Teramo, una tegola in vista dell'esordio di domani a Portogruaro contro il Mestre, rischia infatti di non essere disponibile Stefano Amadio, anzi probabilmente non sarà sul terreno di gioco visto che il centrocampista ha accusato un problema al ginocchio e non partirà negli 11 scelti da Antonino Asta, almeno queste sembrano le ultime indicazioni. Al suo posto quindi ci sarà lo spostamento di De Grazia nel ruolo di playmaker della squadra, con Varas e Ilari che agiranno come mezzeali. Davanti Fratangelo, nonostante non sia ancora al massimo, potrebbe partire dal primo minuto con Tulli e Foggia. Grande attenzione alla scelta che Asta opererà per quanto riguarda il portiere. Calore e Lewandowski infatti si giocano la maglia da numero 1. Il nuovo acquisto Graziano invece, appena arrivato in prestito dal Torino, partirà con la squadra alla volta del Veneto, ma è praticamente impossibile un suo utilizzo in gara. Domani al Mecchia, fischio d'inizio alle ore 18.30, arbitra Paolo Bitonti della sezione di Bologna, assistenti Biasini e Bianchini, entrambi della sezione di Cesena. E a poche ore dall'esordio in campionato ha parlato proprio questa mattina Antonino Asta della gara di domani. Lo ascoltiamo. Io un'altra settimanina l'avrei anche fatta a poter lavorare con la squadra in regime, però questo non vuol dire che non sappiamo che non siamo pronti per domani, anzi siamo prontissimi.
E abbiamo qualche defezione, qualche punto di domanda, è inutile che tanto fare pretattica, io non è che la posso fare qualche volta, ma certe volte sono evidenti. Bacio Terracino non è ancora in condizione, verrà in panchina, spero che possa essere l'arma importante nel secondo tempo. Un paio di giocatori non nelle migliori condizioni, Fratangelo e Amadio, quindi insomma in questo momento la situazione è questa. In più bisogna metterci qualche giocatore che speriamo che il mercato ci porti, perché non ho più parlato di mercato e non parlo neanche adesso, lo avete fatto voi giustamente insieme alla società, sempre coesi, uniti. Sappiamo, ho letto spesso quello che manca e l'avete azzeccato, e quindi sicuramente domani partita difficile come tutte le partite, affrontiamo una squadra che ha vinto il campionato alla grande lo scorso anno, a 7-8 undicesimi quasi lo scorso anno. Quando vinci un campionato di D così sei all'altezza, hai fatto dei ottimi acquisti. Ho visto l'ultima partita, è stata una partita bugiarda, persa 4-0 con la Triestina, hanno creato molto e sbagliato molto. Quella prima col Sudtirol 3-0, questo in tutte e due le gare che ho visto è una squadra che attacca molto, una squadra che predilige la fase offensiva attaccando con molti giocatori, e dobbiamo stare molto attenti a difenderci bene, e nello stesso tempo abbiamo preparato come partita delle ripartenze immediate, perché magari lì possiamo fargli male. Quello che mi interessa domani è l'aspetto mentale e riferimento a quello tattico. Abbiamo lavorato veramente tanto in un particolar modo e spero veramente che possa succedere questo. Sappiamo che vogliamo abbassarci leggermente come baricentro, perché loro attaccano in molti, quindi non possiamo cercare di andare a pressare molto alti, perché altrimenti prenderemo delle infilate notevoli. Quindi abbiamo lavorato nel stare leggermente più bassi e ripartire velocemente. Ecco, mi aspetto questo. Poi che possa succedere o meno qualcosa di positivo non lo so, però se già mentalmente sono predisposti, vuol dire che hanno recepito, abbiamo lavorato bene in settimane, quindi anche per me in futuro può essere una buona cosa sapere che giocatori, che uomini ho di attenzione e di qualità per cercare di essere pronti ad ogni evenienza, qualunque avversario andiamo ad affrontare. Fino a domani io mi confronto con il nostro preparatore dei portieri, ci mancherebbe, dopo sono io a decidere in base a certe circostanze, in base anche agli avversari andiamo ad affrontare. È una squadra non con grande struttura, quindi ho bisogno di un portiere reattivo, ecco, in teoria domani, quindi in base anche a quello dovrò anche scegliere, ma in base a tante cose. Una settimana si allenano bene tutte e due, non posso dire che uno è meglio dell'altro, è peggio, è tutto, stanno lavorando bene, sono contento, è logico che alla fine devo fare una scelta come tutte le cose, però insomma quello che dicevate voi, anche non solo voi, quel tantam, ma rimane, quindi vedremo cosa succederà. E questo era anche il nostro ultimo servizio, il TG6 torna puntuale questa sera alle ore 19. Per il momento vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.